Bentornati qui su Fablinker Music per una nuova reaction. Siamo qui per ascoltare una nuova canzone dei Susan Foot Krutch con i Saint Asonia, band che amo alla follia, e Adam Gontier, che conosco di nome, onestamente. La canzone in sé si chiama Let the Sparks Fly. E sono curioso perché questa band, i Susan Foot Krutch, li ascoltavo tempo addietro, poi me li sono un po' persi per cause maggiori, però li ascoltavo all'epoca, quindi sono molto, come dire, curioso di vedere come sono ora. Quindi andiamo a sentire com'è e poi dopo ne parliamo. Allora, mi devo un attimo, come dire, correggermi perché Adam Gontier, è il frontman dei Saint Asonia. Questa cosa me la sono ricordata dopo,
aver detto quell'altra cosa, me la sono ricordata e ho detto, cavolo, ho detto una cavolata. E sì, lui è il frontman, tra l'altro. Ed era il frontman, se non ricordo male, anzi, sono sicuro che sia così, dei 3 Days Grace, che penso di essere sicuro al 100%. Comunque, a parte questo, parliamo della canzone in sé. Allora, la canzone mi è piaciuta, devo dire molto orecchiabile perché è molto energica, no? C'è molta energia in questa canzone, però forse la trovo. Allora, a me appunto è piaciuta, però se devo trovare un piccolo difetto di questa canzone è che è un po' ripetitiva, cioè dura poco e onestamente tende un po' a ripetersi un po' troppo. Perché bene o male, non c'è mai un cambio di ritmo così marcato, è sempre lo stesso ritmo, martellante, giocoso. Manca un qualcosa, secondo me, manca un qualcosa per farmi dire wow, che bello, no? Invece così, in questo momento posso dirvi che la canzone mi piace, ma non la trovo così wow, ecco, l'ascolterei ogni tanto, giusto per quei momenti in cui ti devi caricare un secondo, però non è una canzone che ascolterei, di continuo, per esempio. The Black ieri che ho ascoltato appunto degli Eminence che ho portato qua sul canale, quella è una canzone che ascolterei tutti i giorni, questa no, però assolutamente è una canzone orecchiabile, carina, che si ascolta molto volentieri. E a parte questo, ragazzi, se avete dei consigli mi raccomando qua sotto nei commenti e noi ci becchiamo ad una prossima reaction. Ciao ragazzi!